della direzione dell'azienda sanitaria locale, secondo la quale parlamentari della Repubblica non dovrebbero e non potrebbero visitare un ospedale. Ora noi non vogliamo creare polemiche e incidenti né mettere in imbarazzo il personale che ha ricevuto insieme a noi questa lettera e quindi, come dire, forzare la mano come sarebbe nel nostro pieno diritto, perché ai parlamentari della Repubblica non si impedisce mai di accedere in un luogo pubblico e ci chiediamo che cosa si abbia da nascondere con questi atteggiamenti quando appunto si vuole, come dire, impedire magari di toccare con mano i problemi che lamentano i cittadini. Quello che vogliamo dire con questa visita è quello che volevamo vedere, toccare con mano, è quello che lamentano i cittadini delle zone interne, delle aree, come dire, marginali. Il depauperamento che c'è stato della sanità periferica è un depauperamento che colpisce tutto l'Abruzzo e consentendo ai cittadini di vivere nelle loro città e anche nelle aree interne in maniera sicura e dignitosa, questo è il nostro compito e questo è il progetto per la riorganizzazione della sanità abruzzese. L'ospedale di Penne che è finito anche sui banchi parlamentari pochi mesi fa, è un ospedale che ha bisogno comunque di essere riorganizzato. Per il punto di vista di Fratelli d'Italia è che lo spopolamento parte dall'assenza di diritti e di lavoro. Se non c'è lavoro e se non c'è sanità, se non ci sono i livelli essenziali di prestazioni, i cittadini scappano. Noi siamo qui per combattere lo spopolamento dell'Abruzzo e per parlare di lavoro e di diritti fondamentali come quello della sanità. Ci sono ospedali periferici che sono stati depauperati completamente e rispetto ai quali invece noi vogliamo garantire che la sanità arrivi a tutto, che non siano i cittadini a doversi avvicinare ai diritti, ma i diritti che stanno dai cittadini. Ci dispiace di non aver potuto fare compiutamente il nostro lavoro oggi perché noi siamo parlamentari della Repubblica, quindi siamo qui per dare una mano e venire qui a controllare, magari vedere che cosa può mancare, che cosa può servire, è utile per tutti. L'azienda sanitaria locale ha preferito che noi non potessimo entrare, non ci mettiamo a fare polemica, ciò non toglie che qui c'è un problema che risolveremo quando saremo al governo della regione Abruzzo, se i cittadini lo vorranno.